Questo progetto direi che è nato in modo del tutto casuale. Ho ricevuto qualche mese fa una telefonata da Andrea Mura, il quale mi chiedeva se ero disponibile a partecipare al Festival di Sole e Luna. In quei giorni proprio mia madre, tra le carte di mio padre, aveva trovato 8 foto. Inedite, nel senso che sono le uniche foto esistenti di questo articolo che Michelangelo Antonioni ha scritto per la rivista Cinema nel 39. E quindi ho detto che avevo queste foto che erano assolutamente nuove e sconosciute. Cioè si conosceva la rivista, ma la foto vera e propria non l'aveva nessuno. Tanto oggi Antonioni, vedendo queste fotografie, mi è venuta subito in mente una frase di Antonioni: non mi stanco mai di guardare. E questa è la composizione delle inquadrature che vediamo qui in queste fotografie, denuncia proprio una dimensione dello sguardo che assolutamente appartiene a un tempo che non è un tempo passato, ma è un tempo che si eternizza nella bellezza, nella composizione, nella stratificazione di queste immagini. E quindi credo che il cinema di Antonioni non possa prescindere da proprio questa idea di composizione dell'immagine e di un tempo, anche in queste fotografie che vediamo. Non vediamo solo un paesaggio chiuso all'interno di un'inquadratura, ma anche all'interno di questa inquadratura è come se il tempo premesse, come se percepissimo la dimensione del tempo, la durata. Sono molteplici le cose di cui si potrebbe parlare, che si potrebbero presentare al pubblico, che si potrebbero approfondire e studiare. Questo ritrovamento del tutto casuale delle 8 foto ne è una dimostrazione, ma a Ferrara esiste un fondo Antonioni che ha tutto il materiale praticamente di Antonioni, e ci sono una quantità, è un pozzo senza fine praticamente di materiali. Ci sono moltissime sceneggiature che Antonioni non è riuscito a realizzare per mancanza di fondi, naturalmente il suo cruccio costante, però ecco, qualche cosa si sta muovendo. Probabilmente si faranno degli studi su alcune di queste sceneggiature che non sono state studiate. E quindi credo che il cinema di Antonioni non possa prescindere da proprio questa idea di composizione dell'immagine e di un tempo, anche in queste fotografie che vediamo. Non vediamo solo un paesaggio chiuso all'interno di un'inquadratura, ma anche all'interno di questa inquadratura è come se il tempo premesse, come se percepissimo la dimensione del tempo, la durata. Elemento questo che è scomparso nella contemporaneità. Ognuno di noi è sempre più angosciato dalla percezione fisica del tempo. Antonioni ci riporta invece alla possibilità di percepire quasi fisicamente il tempo, la sua durata, il suo estendersi o il suo trattenersi. Io ho fondato questa associazione nel 2011. Antonioni era morto da alcuni anni, è morto alla fine di luglio del 2007. E ho visto che c'era la necessità, proprio tra gli studiosi, gli appassionati e gli amanti che ci sono di Michelangelo Antonioni, benché sia un regista molto difficile, ma ha degli estimatori proprio quasi a livello di fan, di squadre di calcio, e c'era l'esigenza di avere un punto di riferimento. Infatti, l'associazione ha un sito e mi scrivono da tutto il mondo, dall'America, dall'Inghilterra, dal Giappone, per avere notizie, per avere informazioni, per avere chiarimenti. E le collaborazioni sono moltissime sia in Italia, il Treviso e il Sole e Luna Film Festival ne è un esempio, ma anche all'estero.